48 anni, in terapia con dasatinib da ottobre 2018, affetto da ipercolesterolemia non controllata, nonostante la terapia con Imegy. Il cardiologo mi ha proposto terapia con inibitori PCSK9, non iniziata per dubbi sulla compatibilità. Ipertensione controllata con l'Obivon. Raggiunta MR3 solo a marzo 2021, dopo oltre 2 anni, sono in attesa dei risultati delle ricerche mutazioni genetiche. Posso sperare in una sospensione della terapia nonostante la lentezza della risposta? Quindi questa seconda parte della domanda è per Carmen, la prima parte della domanda Sì. sulla problematica ipertensione, dasatinib, ipercolesterolemia, dasatinib e ipertensione. Allora, abbiamo visto che tutti i farmaci, anche i imatinib, in questo studio di British, cioè possono dare ipertensione, però la sua pressione è controllata con l'Obivon, quindi lui ha un controllo di sovrappressori. Da un punto di vista metabolico, dasatinib è uno dei farmaci che ha un'azione, diciamo, non proaterogena, cioè si comporta similmente a imatinib, è meno aterogeno, diciamo, degli altri farmaci, è meno aterogeno di nilotinib sicuramente. E per cui, da questo punto di vista, il suo, diciamo, internista potrebbe dare sicuramente l'anticorpo per il colesterolo e potrebbe dare, diciamo, anche il farmaco che riduce l'assorbimento dei lipidi a livello intestinale, ovvero dire. Penso, ezetimibe praticamente, la statina sicuramente anche, o l'anticorpo ancora. I pazienti che hanno fatto un infarto fanno due o tre di questi farmaci per tenere. E interferenze da questo punto di vista col farmaco, col dasatinib, non ci dovrebbero essere. Ok. Carmen, ci sei? Mi sentite? Sì, Allora, ti sentiamo. è una risposta complessa e ovviamente bisognerebbe sapere di più della sua storia. In generale, a volte i pazienti ottengono una risposta molecolare maggiore tardivamente e ancora più tardivamente quella profonda. Quindi il fatto di non averla ancora ottenuta non vuol dire che in assoluto è destinata a non ottenerla. Ci andrà più tempo. Sono più importanti altri elementi, o perlomeno altri elementi sono stati messi in correlazione con una maggiore probabilità, soprattutto di mantenere la risposta successivamente. Per esempio, la rapidità con cui ha ottenuto una certa risposta precocemente, oppure se al terzo mese il suo trascritto era minore del 10%, se al sesto mese era minore dell'1%. Quindi in realtà serve mettere insieme tutte queste informazioni per capire quali sono le probabilità sia di ottenere una risposta profonda sia di mantenere la risposta dopo la sospensione del trattamento. Sulla base dei dati che ci ha dato, non è preclusa la possibilità di una sospensione, ma mi sembra di capire che ci andrà ancora molto tempo.